Un'altra poetessa che avrebbe dovuto essere presente è Kim Kosseul, che tra l'altro ci ha mandato un bellissimo video, l'abbiamo inviato, l'abbiamo pubblicato su YouTube del nostro canale della Casa della Poesia di Come su Facebook, e anche lei ci saluta, ma non dalla Corea, anche lì hanno avuto problemi a poter venire qui. Però noi abbiamo comunque fatto sì che fossero presenti almeno attraverso le loro parole, i loro versi, questi poeti, e quindi leggerò questa bellissima poesia di Kim Kosseul, Viali perduti. Tra l'altro Kim Kosseul è professoressa emerita di lingua e letteratura inglese all'Università di Upsung, e si avvertono nella sua poesia influenze della poesia occidentale, spesso dichiarate, come per esempio sia di poesia ad esempio francese, sia di Baudelaire che di Dante, che soprattutto anche della poesia di Thomas Eliot. E questo per sottolineare come la poesia rinnovi in ogni poeta il tentativo di svelare l'inesprimibile. L'autrice riesce ad armonizzare nei propri versi le voci e gli echi dei grandi poeti appartenenti alla cultura occidentale con le tradizioni della cultura orientale, come avevo già accennato in precedenza. Un esempio è la fedeltà, per esempio, di Kim Kosseul alla tradizione della poesia coreana dei secoli passati, di cui tratta temi come la natura. La natura è uno dei temi che ricorre spessissimo nei suoi versi: fiori, alberi, uccelli, pesci, vento, nuvole, pioggia, sole, cieli al tramonto. Ed è una natura che nelle sue manifestazioni si fa veramente metafora stessa della sua esistenza. Sono tante anche le poesie dedicate ai ricordi della sua infanzia e giovinezza, a persone care che non ci sono più, alla memoria, che appunto le parole della poesia riescono a riportare alla luce. E anche Viali perduti, la poesia appunto che leggeremo, appartiene a questo tipo di tematica. Molte storie si nascondono nei viali, storie appunto che narrano la propria vita e quella degli altri. E quindi i viali perduti dell'amore e del dolore sono metafora delle difficoltà che la poetessa ha attraversato nel cammino dall'infanzia alla giovinezza, alla maturità. Viali perduti. Molte storie si nascondono nei viali. I viali dell'infanzia erano uno straordinario, angusto labirinto. Il primo giorno di scuola elementare a Seul non potevo che disegnare viali tortuosi. Quando il preside mi chiese di tracciare una mappa del percorso da casa a scuola, ricordo ancora il suo sguardo, imbarazzato per l'ingenuità di una ragazzina. Così cominciò la mia infanzia a Seul, sul viale in salita. Era il viale del dolore sul quale cercavo di superare l'accento provinciale e le lacune della mia formazione. Ah, superai i viali dell'amore e del dolore nei giorni della giovinezza. La stanza fredda in cui la poesia assorbiva me e le mie sorelle era anch'essa un viale lungo come un treno. La vita è un viale. Mentre cammino tra i singhiozzi del fiume tortuoso di amore, lacrime, speranza e frustrazione, verso i viali che scorrono stretti e bassi, sento che posso recuperare il tempo perso.